Cari amici follower, come state? Speriamo bene. No, perché abbiamo superato i 1000 oggi, 1120 e qualcosa. 1130. 1130. Quindi grazie di seguirci. Grazie, grazie. Allora, facciamo seguito alla prova delle KEF per Sì. continuare nel filone degli all-in-one. Ah. Ma questa volta non con un diffusore Ma all-in-one, con un mattoncino. con un no, con un Volumetto, volumetto. Perché giusto, la esatto. Lindemann da qualche anno produce questa serie che si chiama Music Book, a sottolineare il fatto che la dimensione è simile a quella di un volume, di un libro. Il peso non è proprio lo Il stesso, peso non è adesso. proprio lo stesso, e questo è un interessantissimo In all-in-one. one, che ce ne sono tanti, ma questo è Questo è molto estremamente interessante, interessante, sì. adesso ve lo raccontiamo un po' più nel dettaglio. Subscribe e campanella. Assolutamente, a dopo. Allora, eccoci. Sempre col volume E alto, vabbè, ma noi Giulio. ascoltiamo una botta di Eric Clapton in questo caso. Esatto. Basta. Guarda, facciamo così. Che a te non ti piace per niente. Mettiamo la Ah, cuffia, eh? va bene. Ok. Allora, Lindemann è un'azienda di Monaco di Baviera che, per quanto non sia conosciutissima nel nostro paese, esiste da più di 25 anni, perché hanno festeggiato il loro 25esimo anniversario qualche anno or sono, quindi forse saranno quasi 30 anni. Ed è condotta da un Sì. signore che si chiama Norbert Lindemann, Guarda caso. no, guarda caso, e che ha, devo dire, le idee molto chiare dal punto di vista della riproduzione digitale. Comunque, loro hanno iniziato la loro storia con un amplificatore integrato, poi hanno ampliato il catalogo, hanno fatto diffusori, hanno fatto lettori di CD, hanno fatto tante cose. E oggi hanno ristretto molto la loro linea di produzione con due linee che si chiamano una Lime 3, che sono degli apparecchiettini piccoli, Piccolini, sì. monofunzione, c'è cioè un prefono, un DAC, uno streamer, e poi questa linea, diciamo, più prestigiosa che si chiama Music Book. Più sontuosa, come Più diresti tu. sontuosa. Music Book, l'idea è che questi oggetti hanno la dimensione, ed effettivamente potrebbe essere, di un volume, di un Di un libro libro. abbastanza grande. Attualmente c'era in produzione un Music Book Source, che era una sorgente, Sette. evidentemente un Music Book Power, Power. che era il finale. Qui ho questo qua, il Music Book Combo, È combina, è una combo. combo, e quindi combina un po' sia ovviamente la sorgente che il finale, ma anche al suo interno la piattaforma di streaming e il prefono. Non si potrebbe volere di più. Quindi c'è praticamente tutto. Il tutto ha una cifra di 4.700 euro. Quindi siamo di nuovo un po' nella stessa casistica delle GEF. Tanto, poco, devi comunque sapere che ti stai portando a casa sostanzialmente Quasi tutto quasi l'impianto, tutto tolte le a casse, meno a delle meno delle casse, a meno casse. delle Bella costruzione, chassis completamente in alluminio tornito dal pieno, bella manopola sopra a sbalzo qui che fa sia il volume che premendo il mute e poi seleziono ingresso e Sì. facciamo vedere, eccolo qua. O Sì. solo il mute, eccolo qui. Tasto di accensione e questo bel display OLED. Monocolore A proprio perché è caratteri giallo, gialli, giallo esatto. piccolino, un po' piccolo, ma che si vede anche da lontano. Vedete che il volume, anche per chi è completamente ciecato, insomma, anche Sono da delle cifre lontano, abbastanza larghe da abbastanza. poter essere viste. E da questo punto di vista, devo dire, dal punto di vista della operatività, è veramente molto, molto semplice. Vogliamo dire qualcosa della dotazione d'ingressi? Sì, ma poi volevo segnalare prima della dotazione di ingressi diciamo, la ricomparsa della Sakica 6, perché questo qui è dotato del chip 4493, che non è proprio il top di gamma che è il 4499, ma non è neanche quello che normalmente si usa che è il 4490, perché la Sakica 6 già a Monaco dello scorso anno aveva annunciato che le fabbriche avevano ricominciato a produrre chip DAC, e infatti piano piano vediamo il rifiorire di chip DAC Asahi Kasei contro quelli della Sabre, che invece
avevano ovviamente caratterizzato tutto il periodo 2019-2021, perché gli Asahi Kasei non c'erano. Oh, è interessante specificare che in questo caso ne vengono utilizzati per la sezione di conversione due Due. in modalità doppio differenziale Esatto. ed è anche interessante notare che c'è un ulteriore chip Asahi Kasei che fa da sovracampionatore e da convertitore di formato, cioè l'idea è che tutti i flussi in PCM che arrivano alla macchina vengono ricampionati in DSD 256. Questo perché nella filosofia del progettista Lindemann è questa la modalità di conversione migliore. Ora, questo discorso può essere più o meno opinabile, È discutibile e condivisibile, vero? condivisibile ed è il motivo per cui nella ottima app c'è uno switch per tenere abilitata o disabilitare questa funzione di Quindi vi decodifica potrete automatica. divertire a ascoltare o meno e sentire la differenza che fa e scegliere quello che vi Quello che piace. più ti Dal punto piace. di vista degli ingressi, ingresso fono MM, due ingressi linea, Sì. ingresso ottico e coassiale, Ethernet, non è presente l'USB perché il nostro amico, come si chiama? Norbert. Norbert sostiene che suona molto meglio l'Ethernet rispetto all'USB. Sono d'accordo anch'io su questo, probabilmente sei d'accordo anche tu. Certo è che un computer in USB qui non lo possiamo collegare. Oh, però secondo me qui si collega anche un po' il discorso alla filosofia di questa macchina, cioè questa è una macchina molto elegante, molto bella, che nasce per stare, come posso dire, in un salotto, difficilmente con un PC al suo fianco. Questo è Cioè, vero. nell'idea, se vogliamo, di utilizzazione, nell'idea di progetto di questa macchina, ci sta più che questa funziona o con le due antennine del Bluetooth, quindi facendo lo streaming dal telefonino o dal tablet, oppure collegata in wifi o via Ethernet, ha una infrastruttura di rete, quindi ha Esatto. un router, ha uno switch e quindi per collegarsi a tutte le Anche se piattaforme. direi ai nostri follower, e tu sarai sicuramente d'accordo con me, che queste qui, che oltre al Bluetooth fanno anche il wifi, magari se ci mettono il cavo è meglio. Allora, sì, Questo, ecco. sicuramente sì, però capisco anche che tante persone amano utilizzare la stessa interfaccia, lo stesso Certo. oggetto, quindi quando arrivano a casa sono abituati ad utilizzare Spotify Connect e questo ce l'ha, Tic, è un clic, attimo, boom, e certo. il È un po' la segnale. nuova frontiera dell'ascolto semplice ma di qualità. Quindi noi appassionati non dobbiamo più storcere il naso, ma dobbiamo dire all'appassionato che si vuole evolvere, bravo, fai bene così, poi magari un giorno scoprirà da solo che si sente meglio in altri modi. Assolutamente. Oh, per quanto riguarda la dotazione di amplificazione a bordo, questo oggetto che mentre suona È rimane tiepidino, sì, bello tiepidino, tiepidino. diciamo quasi freddo, non può che utilizzare dei moduli in classe D e in questo caso utilizza i classici, super classici moduli IPEX M-Core. Quello che Lindemann ci tiene a farci sapere è che vengono utilizzati questi moduli soltanto come buffer di corrente, mentre invece lo stadio di preamplificazione è affidato a un tradizionale sistema con dei JFET a bordo. Quindi diciamo che è una sorta di amplificazione a transistor, se vogliamo in qualche modo ibrida, che utilizza la Sì, beh, tecnologia della classe D da una parte per l'amplificazione di corrente e della diciamo che non è classe. l'unico che la No, fa, non è l'unico che non la è fa, l'unico che usa assolutamente, questa diciamo, soluzione. non è un'esclusività di Lindemann, però è quello che secondo me fa un po' la differenza in termini di ascolto, ovvero non suona come un tipico amplificatore con i moduli IPEX Ecco, no, cioè non N-Core. pensate, perché il messaggio è questo, che quando leggete modulo IPEX all'interno tutti suonano uguale, perché poi in effetti ognuno ci mette la sua ricettina per cambiare il suono e personalizzarlo secondo quelli che sono i gusti del progettista. C'è anche da dire che oltre al modulo IPEX c'è tutto il resto, e quindi un po' il suono di quell'amplificatore non lo fa solo il No, modulo IPEX in sé, ma lo fa anche oh, tutto l'ambiente, poi no? io non so qual è la tua posizione rispetto a questo discorso, però se è vero che diversi anni fa gli amplificatori in classe D, insomma, non è che proprio mi Un po' entusiasmassero, zoppicavano. ecco, oggi francamente non mi sento di dire la stessa cosa, cioè ho Assolutamente. ascoltato parecchi amplificatori
che funzionano con questo tipo di tecnologia che suonano in maniera assolutamente ottima. Oramai ci siamo, ecco, sì. Ci siamo. Poi un amplificatore in classe A magari a me personalmente piace di più, però un amplificatore in classe A da 70 watt avrebbe preso tutto il tavolino. Avrebbe preso tutto il tavolino. Sì. No. E infatti, ecco, da questo punto di vista diciamo proprio che la compatibilità energetica di spazi, sì, di costi di produzione fa pendere l'ago della, sì, bilancia. Credo che questo assorba 200 watt, neanche 180 watt, un amplificatore in classe A da 70 watt ne avrebbe assorbiti 500, sempre. Ma la cosa interessante è che questo pesa 3 kg. 3 kg, esatto. Quindi anche se vi cade su un piede, no. Quasi non succede niente. Quindi insomma, un apparecchietto veramente, secondo me, azzeccato nella filosofia appunto di questi all-in-one che adesso vanno tanto di moda. All in one che in questo caso qua è declinato con il diffusore tradizionale, con il diffusore passivo. Che potete scegliere secondo i vostri gusti. Secondo i vostri gusti, assolutamente. Direi che a questo punto... Ultima cosa, non ha grossi problemi di pilotaggio come poi tutti i moduli IPEX di questa generazione, quindi non potete avventurarvi a mettere delle grosse casse da pavimento molto... energivore, però ci potete mettere anche qualcosa di un po' più... Beh, allora, diciamo che le Marten, che non sono esattamente un carico proprio facile, le fa suonare in maniera ineccepibile. Ecco, questo è... Anzi, devo dire che ne sfrutta e ne esalta in particolar modo la reattività in gamma bassa e tenendo molto a freno l'esuberanza di questo diffusore, quindi devo dire in gamma bassa mi è piaciuto molto. Ah, un'ultima cosa ci stavamo dimenticando di dire: il controllo del volume è analogico, piccola, con un chip Muses, sì, che ha 3 resistenze interne che vengono combinate serie parallelo serie per riuscire a fare tutti i valori che sono 100. Quindi sono tantissimi valori e questo, il controllo del volume, è una cosa molto importante. Assolutamente, okay. Quindi insomma pieno di raffinatezza. Adesso però lo voglio sventrare. Vai, pronti, vediamo che cosa c'è dentro. Allora Giancarlo, siamo sul tavolo del laboratorio. Sì, sul tavolo di sventramento numero 2, perché ci abbiamo anche il tavolo di sventramento numero 1, che è quello più grande. Questo tedesco ci ha dato molto filo da torcere, caro Giù. Volevo dire ai nostri follower, ma questo pullover a coste così mi sta bene, no? Perché dice che il pullover così ingrassa. Vediamo se saremo riusciti a metterlo a fuoco. allora, diciamo, vieni Giulio, vieni qui vicino a me, vieni. Vengo. Allora, questa è il coperchio. Facciamo vedere il coperchio, molto bello, con questa parte che serve sia per evitare le vibrazioni, per smorzare le vibrazioni, che come schermo. Facciamo vedere lo spessore. Spessore mica poco, eh? Notevolissimo, sì. Questo è fatto veramente bene, perché questo poi è alluminio tornito al pieno, come abbiamo già detto. Infatti si può vedere, è vero alluminio tornito al pieno, perché molti si vendono una cosa del genere, ma in effetti è fatto il contenitore con paratie che sono assicurate attraverso viti. In questo caso invece si può chiaramente vedere la fresatura. Abbiamo avuto problemi ad aprirlo e non lo apriremo completamente, perché questa è la board principale, che contiene infatti tutti gli ingressi pure che faremo vedere dopo. Questo è l'alimentatore, ma come potete vedere qui, l'alimentatore, i condensatori dell'alimentatore switching sono attaccati con una resina, eccola qui, alla scheda principale. Per farvi vedere l'alimentatore, tutta la dotazione a bordo di chip, i moduli IPEX, bla bla bla, avremmo dovuto scollare questi condensatori, e sinceramente, siccome il prodotto è nuovo, non ce la siamo sentita. Possiamo però far vedere, Giulio, questa è la sezione di alimentazione, che poi faremo vedere anche con un'altra inquadratura, che è molto surdimensionata, eccezionalmente direi surdimensionata. Questo è uno degli stabilizzatori, non vi so dire di che ramo è. Questo è il connettore, che chissà se riusciremo a riattaccare. Ma sì, oramai, del display. Oramai del display. Gestiamo. Oh, questo è il pannello posteriore, che noi abbiamo completamente svitato, e da qui poi possiamo
dare un'occhiata dentro per quello che ci è possibile e vediamo in fondo il grosso alimentatore sulla sinistra, sulla destra i moduli Ipex. Credo che si riescano Sì. facilmente ad inquadrare. E invece la scheda madre, questa scheda che ha i pin saldati, questa qui, è la scheda degli ingressi e del DAC. Notare poi, come è da specifiche Ipex, la cablatura delle casse è fatta attraverso dei cavi di grande sezione, ma soprattutto con un anello in ferrite che serve per... Eccolo qua. Bell'anello in ferrite, non vorrei tirare troppo per non strappare gli attacchi delle due antenne che sono questi cavi coassiali e poi qui c'è l'attacco di terra per il giradischi. L'unica cosa un po' scomoda sono le banane che come voi potrete vedere facilmente sono delle banane, eccole qui, che accettano solo banana. 4 mm. 4 mm che sono un po' attaccate fra di loro, quindi non sarà semplicissimo il collegamento con le casse, ma del resto con un contenitore così piccolo non si poteva fare diversamente. Per cui ci perdoneranno, ma l'ultima cosa che volevo fargli vedere lì in fondo, eccola lì, quel rotellone che credo adesso si veda bene, è la ruota del volume che è Sì. realizzata proprio bene, bellissima. Veramente bella e dà tra l'altro una sensazione tattile molto particolare rispetto alle manopole del volume classiche standard. Quindi eccoci, abbiamo finito lo sovrentramento. I nostri follower ci scuseranno se non abbiamo proprio proceduto ad arrivare fino in fondo, ma ci vuole anche un certo rispetto perché da una parte è Assolutamente sì. giusto che i nostri follower vedano gli apparecchi, ma siccome gli apparecchi non sono di nostra proprietà, è giusto fare un'apertura dei prodotti che sia assolutamente rispettosa dei, prima di tutto, dei prodotti stessi e poi dei distributori che molto molto gentilmente ce li concedono. Sei d'accordo, Giulio? Assolutamente. Ok, E allora pertanto si riprocede al montaggio. speriamo bene. Vabbè, tu mi hai fatto sedere qua per un motivo, perché così sto più comodo, sono più malleabile, Ah, perché un po' con ok. questi prodotti tedeschi, un po' così tutti... No, meglio per una forma di giustizia distributiva, un po' uno e un Ah, po' un po' uno e l'altro, un po' un po' uno e un l'altro, ho po' l'altro. capito. Allora, questo prodotto, oltre a essere bello, è anche molto buono. Andiamo nell'ordine. Sì. Partiamo dagli aspetti che potrebbero sembrare secondari, ma secondo me secondari non sono, cioè l'app. L'app della Esatto. Lindemann a me piace da morire e mi piace da tanto perché conosco questa azienda da diversi anni e ho potuto, come dire, assistere all'evolvere di questa applicazione, che è un'applicazione che non punta su effetti speciali, chissà Design cosa, design particolare. particolare, però il contenuto informativo è riportato in una maniera perfetta. È usabile con grande semplicità, è velocissima, è stabile, non c'è mai una volta che si blocca, si inceppa e ad esempio gestisce il Wake On LAN, cioè l'accensione e lo spegnimento della macchina da remoto in maniera esemplare. Che Giulio, diciamo, ci rimane male perché lui non ci riesce normalmente con le sue realizzazioni, quindi vederlo così facilmente realizzato, Qualche volta ha funzionato, ma insomma a vabbè. costo di un bagno di sangue non Sì, indifferente. esatto. Ecco, invece qui, clic, clic, accendi e spegni Chissà, e chissà funziona come mai. perfettamente. Altra cosa che mi è piaciuta da morire, la gestione dei preferiti su Ah, questo gli è Qobuz. piaciuto un Questo mi è sacco. Questo gli è piaciuto un sacco. piaciuto un Allora, sacco. se tu sei dentro l'app Lindemann e stai utilizzando la piattaforma Qobuz, mi riferisco a quella perché è quella a cui sono abbonato, e aggiungi un album alla tua serie di preferiti, o piuttosto aggiungi una traccia a una tua playlist, nonostante ti trovi all'interno dell'app Lindemann, ti ritrovi la stessa cosa su Qobuz, Cobus. sulla app nativa. Il che significa che se te ne vai da casa e ad esempio sei in automobile e stai utilizzando non più la tua LAN, ma stai utilizzando la rete cellulare collegata con l'app Qobuz, ti ritrovi quello che hai aggiunto. Esatto, ah, meraviglioso, Bellissimo. stupendo. No, Questa cosa. comunque è vero, l'app Lindemann funziona benissimo e la trovo anche
più intelligente di tutte queste app, piene di tanti orpelli grafici che poi alla fine servono solo a deliziare l'occhio, ma non certo la funzionalità, e magari anche a appesantire un po' dal punto di vista elaborativo, certo, la visualizzazione delle schermate, che invece in questo caso non solo è rapidissima, ma è fatta anche molto bene con l'accesso alle funzioni attraverso il minor numero di salti di possibili, passaggi. Di passaggi possibili. Quindi molto molto bella. Due parole sul discorso del sovracampionamento e del cambio di formato, esatto, di SD. Esatto. Allora, io ho fatto lunghe sessioni di ascolto e questa cosa me la sono studiata bene, arrivando alla conclusione che non è sempre vero che la trasformazione in DSD è migliorativa. Io ho trovato che sulla base dei vari file che si sta ascoltando, in alcuni casi è preferibile lasciare in PCM, tant'è che questo settaggio, cioè mantieni in PCM, ovvero disabilita la funzione di trasformazione di DSD, io l'ho lasciato come default per i miei ascolti, salvo poi alla bisogna, quando mi sembrava che il file lo richiedesse, passare al formato DSD. Sì. Diciamo che il PCM mi è sembrato dotato di un maggior micro contrasto, di una maggior micro dinamica rispetto al DSD, che mi è sembrato più raffinato, più articolato armonicamente. Però, ripeto, dipende un po' dal file che si sta ascoltando. Mi sembra un po' una fissa di Lindemann. Del resto, come è giustamente afferma che l'USB è peggio della LAN e quindi ci lascia solo la LAN, e posso pure essere d'accordo, però magari metterci una USB non sarebbe stata proprio una grande fatica, e quindi forse no. È la stessa cosa di fare questo upsampling in DSD, forse è tra i preferiti suoi, però non è un integralista che dice o così o niente, ma ti fa scegliere, quindi è democratico. Assolutamente. È democratico. Ancora una considerazione invece di carattere sonico. Ho apprezzato molto la muscolarità, che mi aspettavo comunque, del modulo di amplificazione Ibex, che è stato in grado di estrarre il meglio dalla gamma bassa delle Marten. Perché lo dico? Perché questi sono dei diffusori da stand, ma con una potente gamma bassa, che però deve essere pilotata in maniera adatta, a concia. La capacità che mi ha colpito del Music Book Combo è proprio quella di sfruttare molto bene questa gamma bassa delle Lindemann, ma tenendola a freno. Sì, tra l'altro non è una cosa da poco, tenendo poi conto che le Marten sono casse non economiche, no, quindi sono casse che probabilmente non verranno naturalmente collegate al nostro Lindemann. Non è il target di abbinamento. A proposito di questo, i 4.700 euro mi sembrano adeguati, anche perché oltre all'ottimo suono, oltre all'ottima app, c'è indubbiamente un contenitore molto bello, fatto molto bene. E non dimentichiamoci che il costo del contenitore influisce pesantemente sul prezzo finale del prodotto. Oh, c'è anche da dire una cosa, che Lindemann è un prodotto rigorosamente made in Europe. Certamente. Assemblato certamente in Germania, vicino a Monaco di Baviera. È chiaro che il costo in qualche maniera ne risente rispetto ad una produzione delocalizzata Vietnam o dove sia. Quindi ci è piaciuto molto, andatevelo ad ascoltare se ne avete la possibilità, e direi ancora consideratelo, sì, assolutamente, e ancora un prodotto che va un po' in questo filone di questi all in one, e qui, contrariamente alle GEF che erano veramente totalmente all in one, resta il margine della decisione dell'abbinamento con i diffusori e il cavo diffusori. E magari il cavo d'alimentazione, se qualcuno si vuole sollazzare con quel... Esatto. Però comunque veramente un bel andare. Complimento. Allora, per i fissaroli dell'audio, quelli che gli piace smanettare, magari ci saranno in futuro altre sorprese. Senz'altro. Okay. Grazie, subscribe, campanella... E alla ciao prossima!